Sì, il ricorso è stato iniziato il 29 ottobre e ci andremo, l'amministrazione comunale ha deciso di difendersi. Il ricorso è fondato su tutta una serie di presunte, diciamo, inadempienze da parte anche degli uffici. A nostro parere, queste inadempienze non sono da fare in modo che si possano dichiarare addirittura annullate lì, sempre che ci siano queste inadempienze. Le elezioni del settembre scorso. La curiosità è che è un ricorso che di solito i ricorsi elettorali si fondano sulla contestazione delle schede, penso ad esempio alla vicina Lacca-Ameno. Qua invece le schede non vengono contestate, quindi non viene contestato il voto popolare che ha premiato la procedura che vorrei, ma viene contestata una serie di presunte, ripeto, irregolarità negli uffici. Ripeto, siamo sereni su questo aspetto, attendiamo e ci andremo a difendere, andremo a dire al TAR le nostre ragioni, portando la documentazione. Abbiamo nominato il professore Contieri come legale di fiducia dell'amministrazione del Comune di Procida e attendiamo serenamente l'udienza dell'8 gennaio. Nel frattempo lavoriamo, continuiamo a portare avanti quello che è il nostro programma. Pensiamo che la cultura di governo poi di un paese si adotta soprattutto in questo modo, l'esercizio di un governo di un paese, lavorando. E un'altra curiosità è che da un lato viene detto che questo ricorso non riguarda, come dire, un aspetto politico, non è un ricorso di carattere politico, ma una legittima pretesa di un cittadino che vuole verificare l'esattezza delle operazioni elettorali. E poi dall'altro poi ci sono esponenti politici che prendono il ricorso e lo spiegano punto per punto, facendolo quasi proprio, gettando una serie di ombre, di allusioni che onestamente, a mio modesto parere, non fanno bene alla vita pubblica, a quella cosiddetta pacificazione sociale tanto invocata. Però, ripeto, il popolo è sovrano anche nel valutare questi atteggiamenti, che io personalmente, diciamo, ripeto, non, politicamente non condivido. Però è una mia personale opinione. I cittadini procidani poi faranno le loro valutazioni con tutta tranquillità. Onestamente, i precedenti in questo senso sono, a mio parere, almeno da una, poi ripeto, l'avvocato chiaramente incaricato non sono io, però da una rapida scorsa non mi sembrano tantissimi, anzi sono molto rari.